Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui parlerò di come effettuo io la manutenzione nell'acquario marino. È una manutenzione che io effettuo ogni 14 giorni circa, questa qua, quindi è abbastanza straordinaria. Le manutenzioni più blande, diciamo, sono quelle che effettuo ogni 5 giorni, che magari si tratta di pulire i vetri dentro e fuori, pulire la coppa dello skimmer perché comunque va pulita, quindi il cono di filtraggio dello skimmer va pulita, altrimenti non schiuma più abbastanza bene. Quindi queste cose qua suppongo che si facciano, diciamo, più spesso. Poi ci sono manutenzioni invece più importanti, che sono quelle di pulire bene le pompe, come quella di oggi, e di pulire lo skimmer anche dentro, perché comunque all'interno dei tubi si possono formare patine che rallentano il flusso e quindi fanno schiumare con meno efficienza. Quindi queste cose qua sono abbastanza importanti per mantenere l'efficienza dei nostri, diciamo, mezzi che abbiamo inserito e che noi vogliamo che restino, diciamo, super efficienti sempre. Si effettua quindi sempre un cambio d'acqua comunque settimanale. Io faccio un cambio d'acqua di 10 litri settimanale per questo acquario, e diciamo è il 12,5%, quindi qualsiasi litraggio voi abbiate, secondo me all'incirca il 10% dell'acqua va cambiato, e lì sì che si ottengono risultati. Se saltate una volta non succede niente, però diciamo che generalmente si ottengono risultati migliori, almeno dal mio punto di vista e da quello che ho potuto vedere dalla mia esperienza. Ma adesso andiamo proprio dal punto di vista pratico a vedere come effettuo una manutenzione del 14° giorno. Questo è l'aspetto che hanno le nostre pompe. Non è che sia un granché, presentano patine algali, diciamo, diffuse e una patina incrostante, che è quella che appunto andremo a rimuovere. Come? Innanzitutto prendiamo le nostre pompe, le mettiamo in un contenitore e poi io le cospargo di aceto di vino bianco, semplicemente. E poi acqua osmotica, che è un po' più acida e disgrega il carbonato di calcio. Mentre lascio in infusione le pompe, prelevo lo skimmer e lo pulisco. Inizio dal cono. Il cono che bisogna stare attenti a non rigare, per il semplice fatto che se lo righi poi rallentano le bolle in uscita, ecco. Utilizzo uno spazzolino, in questo caso vecchio, per pulire per bene il cono e levare tutta la patina, insomma, di sporco che si è accumulata e che rallenta anche in questo caso le bolle, quindi la schimmata. Mi raccomando ragazzi, usate l'acqua osmotica per sciacquare qualsiasi cosa venga poi reinserita in acquario, perché altrimenti inserite acqua del rubinetto, anche se in piccole dosi, secondo me non è che sia il massimo. Siccome si fa l'acqua osmotica è bene utilizzarla. Trascorsi 45 minuti inizio il risciacquo delle pompe. Parto da quella più piccola, vabbè, poco importa. L'importante è sempre utilizzare l'acqua osmotica per risciacquarle bene, soprattutto le pompe, anche perché hanno piccoli interstizi, quindi utilizzo generalmente una piccola tanichetta. Me la preparo prima, così sono sempre rifornito di acqua osmotica per sciacquare. Non importa se mettete magari la resina antisilicati in quell'osmotica, può essere anche un'osmotica non troppo buona, ma l'importante è che sciacqui bene le componenti. Nel frattempo cambio anche i 10 litri di acqua, già salata al 35 per 1000, in questo caso perché utilizzo questa salinità. Ovviamente la salinità va controllata, guardate quella che conviene di più al vostro acquario e consigliata dal produttore. Ecco l'aspetto delle pompe una volta reinserite in posizione, quindi possiamo riaccendere il tutto. Qui invece si vede lo skimmer che ricomincia la sua azione, diciamo, di estrazione di nutrienti anche dei batteri dalla colonna d'acqua. E mi raccomando, se è più torbida non preoccupatevi, lo è perché col cambio d'acqua si possono smuovere comunque nutrienti o sedimenti. Ora puliamo un po' i vetri all'esterno. All'interno non era necessario in questo caso, però ovviamente se ci sono patine all'interno bisogna levare anche quelle, anche perché sennò non si vede cosa c'è dentro, non è che sia un granché. Ed ecco il nostro acquario pulito e pronto per far crescere i nostri ospiti.
E niente ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo nuovo video, spero che vi sia piaciuto, che vi sia servito e che vi abbia aperto un po' gli occhi sul lato scuro dell'acquario marino, quindi questa prima parte di manutenzione ordinaria che va fatta. Non è solo questa, questo è il primo video sulla manutenzione, poi ne farò anche un altro. Comunque, ci vediamo alla prossima.